Il castello di Ospedalicchio prende il nome dall'ostello qui ubicato per l'assistenza dei pellegrini che transitavano dalla Via Maestra. È caratterizzato dalla sua forma quadrangolare su cui affacciano le abitazioni, sorte a ridosso delle mura e delle torri. Sul lato orientale, affiancata dal campanile, sorge la chiesa dedicata al patrono dei Romei, San Cristoforo. La chiesa è sorta in forme neoclassiche agli inizi del Novecento ed è sontuosamente arredata da opere d'arte provenienti dall'Ospedale della Misericordia di Perugia, alla cui diocesi appartiene. Di notevole pregio, le stazioni della Via Crucis disposte sulle paraste, opera di pittore perugino del XVII secolo. Sulla destra, entrando, un'antica acquasantiera del XIII secolo porge su una mano aperta la conchiglia con l'acqua benedetta. Sull'altare laterale, la miracolosa icona della Madonna della Pietà, particolarmente cara alla devozione degli abitanti del paese. Il santo eremita vitale che qui nacque e, dopo aver commesso innumerevoli crimini, si convertì alla vita eremitica sulle falde del Subasio. La bella pala rappresenta la Madonna in Maestà, che porge il bambino ai santi Domenico e Caterina, anche se la tradizione vuole riconoscervi la Beata Colomba, opera di ignoto pittore perugino del 600. Nella controparte abbiamo un'opera di Francesco Appiani del 1700 con una Madonna ed il Bambino tra San Silvestro e San Carlo Borromeo, Sant'Antonio Abate in veste vescovile, opera seicentesca di scuola perugina. La pala, attribuita a Giulio Cesare Angeli, raffigura l'angelo custode che consegna le anime a San Michele Arcangelo. Passando dal fonte battesimale, raggiungiamo la pregiata maiolica cinquecentesca di Deruta, raffigurante il santo titolare nello stile di Giacomo Mancini. Il raffinato apparato decorativo e gli arredi fanno di questa chiesa un prezioso scrigno d'arte e di fede.